Noi sta già Paolo, noi sta già. Allora, bambini, adesso voi sapete che il classe estivo, l'oratorio, la prima cosa è uno stare insieme, è un divertirci insieme attraverso il ballo, attraverso i giochi, attraverso le piscine, ok? Ma ci divideremo anche qualche minuto per fare una piccolissima preghiera insieme, ok? Poi dopo ascolteremo il nostro carissimo Giampio, che lo vogliamo accogliere con un grande applauso, che ci darà una piccola catechesi, perché sapete, ogni giornata ha un tema, ok? E questo tema è che ritornerà nei giochi, nelle attività, in tutto quello che faremo, va bene? Allora adesso, stando seduti, facciamoci un segno di croce, nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Ma lo sapete fare tutti, segno di croce. Allora, mano destra alzata. Mano destra alzata, la destra, non la sinistra, la destra. Allora, nel nome del Padre, tua fronte. La destra, la destra. La destra. Come si chiama? Tua fronte, tuo cuore, tua sinistra, come lo specchio all'inverso, tua destra. Lo vogliamo rifare? Allora, nel nome del Padre, tua destra, e del Figlio, tuo cuore, e dello Spirito, tua sinistra. Guarda che stiamo. Santo, tua destra. Amen. E non si fa mai, non si fa mai così. Sempre mani giunte, va bene? Allora adesso ascoltiamo il passo che ci accompagnerà in questa giornata, ok? Siete pronti? Bambini, siete attenti? Ok, ascoltate bene perché poi dopo ritornerà questo per la giornata, quindi dovete essere attenti. Che è successo? Che c'è? Un'ape? Allora, se voi non vi muovete, quella non vi fa niente. Perché anche lei ha più paura di voi. Senti, non la prendete voi, non vi fa niente. Ascoltate, bambini. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Figlio mio, nessuno disprezzi la tua giovane età, ma sii di esempio ai fedeli nel parlare, nel comportamento, nella carità, nella fede, nella purezza. In attesa del mio arrivo, dedicati alla lettura, all'esortazione, all'insegnamento. Non trascurare il dono che è in te e che ti è stato conferito mediante una parola profetica con l'imposizione delle mani da parte dei presbiteri. Abbi cura di queste cose, dedicati ad esse interamente, perché tutti vedono il tuo progresso. Veglia su te stesso e sul tuo insegnamento e sii perseverante, così facendo salverai te stesso e quelli che ti ascoltano. Parola di Dio, si risponde, rendiamo grazie a Dio. Ripetiamo, parola di Dio, rendiamo grazie a Dio. Adesso ascoltiamo Giampaolo che ci darà la Giampio che ci darà la catechesi per questa giornata. Tutti seduti. Va bene ragione? Thank you. Occhi a me, e lì, come ti chiamo? Vincenzo, sì, ascoltate a te, vai, sono tutti lì. Billy, mi metto a voi, questa è la lettera di San Paolo, lo conoscete? Non vi sei preoccupato? Chi lo conosce, alzate la mano, chi è San Paolo?
alza la luce, sì. Un applauso a Cristina, brava Cristina. Lui vi ha la lettera a Timoteo, che è un tuo discepolo, che lui insegna come fanno i vostri genitori, che vi dicono fate i bravi, ascoltate la maestra. Voi ascoltate la maestra quando sta a scuola? Che ha detto no? Come? Non ascolti la maestra? No, non va bene. Oppure quando andate a casa del vostro amichetto e dicono fate i bravi, non fate male la mamma del vostro amichetto, voi l'ascoltate i vostri genitori? Bravi. Allora, San Paolo ci dice che mentre aspettiamo il ritorno di Gesù, cosa dobbiamo fare? Qualcuno lo sa dire? Vieni qua. Come ti chiami? Bravo, un applauso a Cristian. Bravo Cristian. Poi chissà più oltre a spiegare cosa dobbiamo fare, ve l'ho detto prima. Chi lo sa? Bravo anche. Grande Massimo. Poi che dobbiamo fare più, lo siamo letto prima con Antonio. Vieni, veloce, dai, presentati, venite qua, vai. Come ti chiami? Alessia. Sei bellissima, come hai detto? La lettura. Brava, un applauso Alessia. Poi quando il nostro amichetto sta in difficoltà, cosa dobbiamo fare? Vieni Fatima. Dobbiamo aiutarlo. Brava, un applauso a Fatima. Noi dobbiamo aiutare, non dobbiamo lasciarlo solo, gli dobbiamo dare una parola di conforto. Voi lo fate quando i vostri amichetti stanno in difficoltà? Dai. Voi vi dedicate pure alla lettura del Vangelo? Quando venite in chiesa l'ascoltate? E voi vi meditate, capite cosa dice? Come no? Bravi. E invece se fate i cattivi, i vostri genitori cosa fanno quando non ascoltate? Bravi, sì. Quindi cosa dovete fare? Quindi San Paolo in questa lettura cosa dice? Dobbiamo pregare, dobbiamo perseverare, cioè dobbiamo insistere per una cosa anche se abbiamo difficoltà. Non dobbiamo arrenderci. Voi vi arrendete quando avete una difficoltà? O insistete finché non ci riuscite? Con l'aiuto dei vostri amichetti così è più facile, giusto? Quindi voi la fate la preghierina per aiutare? Come no? Quindi non dobbiamo abbandonare una cosa, dobbiamo pregare, dobbiamo ascoltare i nostri genitori quando ci dicono una cosa, non dobbiamo far arrabbiare e dobbiamo vigilare. Vigilare che significa? Dobbiamo stare attenti. Voi state attenti quando succede qualcosa di bello? Oppure siete distratti? Dovete stare più attenti. Perché dovete stare attenti così quando succede qualcosa di bello voi siete pronti per festeggiare. E mentre quando il vostro amichetto è in difficoltà voi lo potete aiutare. Mentre se siete distratti voi non riuscite ad aiutarlo. Giusto? Ok. Giada dov'è? Chiamate il bimbi Giada! 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 Ciao, bella, ciao, 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 ciao,